Un sistema frenante che sia a cerchio o a disco è un sistema complesso, non significa che è un sistema difficile, bensì che è un sistema composto da più elementi. Ogni elemento deve essere sempre in perfetta efficienza. Nel corso di questi mesi l'ho affrontato praticamente in tutti i suoi aspetti, sia per quanto riguarda i freni a disco che per quanto riguarda, scusate, i freni a cerchio. C'è un elemento che ancora non avevo trattato, l'usura dei supporti frenanti. Che cosa sono? I rotori e le piste frenanti, perché anche loro si consumano, quindi dobbiamo tenerli sempre perfettamente puliti e sgrassati, ma dobbiamo anche verificare che non raggiungano il loro limite di esercizio. Per quanto riguarda i rotori è semplice, perché tutti i migliori produttori indicano proprio sul corpo del rotore con la sigla minimum TH, minimum thickness, che è quella universalmente utilizzata per i freni a disco anche nel settore auto e moto. Beh, indicano un valore numerico, solitamente 1,5 mm, sotto il quale non bisogna scendere. Per quanto riguarda invece i freni a cerchio, sulla pista frenante i migliori produttori utilizzano un forellino. Finché quel forellino è a vista, vuol dire che la pista frenante è ancora utilizzabile. Poi certo subentrano altri fattori, sia nel caso dei rotori che delle piste, per esempio, che so, sporco che hanno graffiato, eccessivo calore e poi un raffreddamento improvviso che ha deformato il rotore e quindi va sostituito. Insomma, subentrano altre possibilità, però poniamo un uso, diciamo così, normale, senza elementi esterni. Vediamo allora rapidamente come verificare l'usura sia dei rotori che delle piste frenanti. Per misurare lo spessore di un rotore, tutto quello che ci serve è un calibro di buona fattura, perché si lavora sul decimo di millimetro. Mordiamo il nostro disco freno nella zona della sua pista frenante, verifichiamo, qui abbiamo 2,5 mm, quindi il disco ha ancora lunga vita. Consiglio, prendiamo questa misura lungo più punti del rotore e in questo modo abbiamo un quadro preciso della situazione. Volendo, si può usare anche uno strumento come questo, è un spessimetro analogico, si fissa così, si prende il valore. Anche qua mi dà 2,5 mm, spero che si veda, anche se l'immagine è un po' coperta dal raggio. Solito consiglio, prendere questa misura su più punti del nostro rotore. Con i freni a cerchio è ancora più semplice, non ci serve alcuno strumento, solo buona vista. Dobbiamo trovare questo puntino qua sulla pista frenante, è l'indicatore di usura. Finché questo puntino è visibile, fortunatamente c'è anche un adesivo che ci dice dove guardare, almeno è una buona abitudine che hanno alcuni produttori. Beh, dicevo, finché questo forellino è visibile, la pista frenante ha ancora sufficiente spessore per essere utilizzata. Pochi secondi per alcune considerazioni finali. Come abbiamo visto, misurare l'usura di rotori e piste frenanti è un'operazione che richiede proprio una manciata di secondi, semplicissima, alla portata di chiunque. Domanda: ogni quanto cambiare i rotori degli impianti frenanti a disco? Io con il rapporto solito è 1 a 3, 3 cambi di pastiglia, un cambio di rotore, però subentrano molti fattori esterni, per esempio guida in fuoristrada, la polvere, lo sporco e così via, che accelerano questo grado di usura. Lo stesso per quanto riguarda i cerchi, che ovviamente hanno vita ben superiore, non è che ogni 3 tacchette cambiamo il cerchio, per carità. Però anche lì elementi esterni, per esempio il sassolino che rimane inglobato nella tacchetta, che segna irrimediabilmente la pista frenante, la danneggia, ci obbliga a cambiare tutto il cerchio se non è rettificabile. Insomma, vanno tenuti d'occhio, questo sì, e non ci si deve basare però solo ed esclusivamente sullo spessore o sul forellino. Ci possono essere elementi esterni che possono indurre alla sostituzione. L'impianto frenante è importante, bene curarlo, però comunque tenere sotto d'occhio l'usura è sicuramente fondamentale. Il mio unico consiglio è quello, nel caso dei rotori, di non aspettare il millimetro e mezzo, non scendere mai al di sotto del millimetro e mezzo, questo è normale, ma non aspettare nemmeno il millimetro e mezzo. Intorno al millimetro e 7, millimetro e 8 io suggerisco di cambiarlo, anche perché il disco più si assottiglia più si surriscalda, più si surriscalda più si deforma, la frenata perde efficacia e così via. Quindi diciamo che aspettare pure quei 2 decimi di millimetro
non è necessario, si può sostituire prima. Per il resto e per ogni altro consiglio, qua nella playlist officina e sul blog, link alla pagina di questo video, ci sono tanti articoli che trattano degli impianti freno, come averne cura, come mantenerli sempre in perfetta efficienza. Se vi va, dategli un'occhiata. Io sono qui, alla prossima. Ciao!